PewDiePie e T-Series sono due creatori di YouTube che si scontrano per essere il canale con il maggior numero di iscritti sulla piattaforma. T-Series, il canale della casa di produzione musicale indiana, ha scalato le classifiche più in fretta di chiunque altro. Percependo un'inversione imminente, i fan di PewDiePie si sono allora riuniti per fare il massimo e mantenere il loro idolo al primo posto. Ascolta fino alla fine per vedere ciò che i fan di PewDiePie hanno fatto durante il Super Bowl di quest'anno. Ecco le 11 cose completamente folli che gli iscritti hanno fatto per far sì che PewDiePie potesse battere T-Series. PewDiePie ha molti fan famosi, i quali sono pronti ad attingere profondamente nelle loro risorse per aiutare PewDie a sconfiggere T-Series. Justin Roberts, uno dei membri della Team 10 di Logan Paul, ha acquistato un cartellone pubblicitario a Times Square, New York, per PewDiePie. Il cartellone è uno degli spazi pubblicitari digitali più grandi della città e soprattutto è situato vicinissimo al posto in cui si svolge la grande festa del primo dell'anno. Quindi Roberts ha messo il volto di PewDie nell'annuncio con un messaggio: continua a mantenere PewDiePie numero uno su YouTube. Secondo fonti diverse, il cartellone pubblicitario sarebbe costato $1 milione, ma non si sa se Roberts lo abbia pagato personalmente o se abbia fatto passare quella cifra tramite un favore presso altre celebrità. Non era la prima volta che Roberts faceva un acquisto del genere. Ha fatto la stessa cosa per la Team 10 nel 2017. In ogni caso, che abbia pagato o meno il conto di questo cartellone, è palese che sia riuscito a sensibilizzare milioni di newyorkesi per la battaglia contro T-Series. Allora possiamo dire che ha fatto la sua parte. PewDiePie, da parte sua, ha anche qualche simpatizzante eccezionale. Patrick Adair è uno youtuber e un progettista geniale che ha creato un anello potente che porta YouTube a chiedere ai suoi utenti, attraverso il loro telefono più vicino, di disdire l'abbonamento da T-Series a beneficio di PewDiePie. Sappiamo che ciò sembra impossibile, eppure funziona. L'anello, che è rosso e nero ed è progettato come una contraffazione del logo PewDie, racchiude un chip che usa la comunicazione in campo prossimo o NFC. La comunicazione in campo prossimo consente ai dispositivi portatili indipendenti di comunicare tra loro senza essere connessi. Così una persona può picchiettare sull'anello del telefono di un'altra persona per hackerare la sua applicazione YouTube, nel modo più innocente. Tuttavia, questo anello non è destinato a essere prodotto in grandi quantità. Patrick Adair dichiara che la sua invenzione sia troppo costosa e questo anello fosse soprattutto, per lui, un mezzo ideale per far conoscere un po' di più in questa guerra tra i due canali e per raccogliere allo stesso tempo dei fondi per un ente di beneficenza. È un po' deludente perché non potevamo pensare a un'arma migliore, quindi passiamo al prossimo bravo soldato di PewDiePie. Jimmy Donaldson, famoso online con il nome di MrBeast, è uno youtuber popolare che ha organizzato la campagna pubblicitaria più importante di tutti i simpatizzanti di PewDiePie. Proveniente da Greenville, in Carolina del Nord, Stati Uniti, MrBeast sostiene di aver acquistato ogni cartellone pubblicitario della città per apporci il volto di PewDie. Su uno di questi cartelloni potevamo leggere: «Appello a tutti Freight! Potete salvare YouTube abbonandovi a PewDiePie e abbandonando T-Series. Oppure, puoi salvare YouTube, abbonati a PewDiePie e disdici l'abbonamento da T-Series. Ha anche acquistato spazi pubblicitari sui camion, messo dei dépliant, acquistato degli annunci sul web, in televisione e sulle onde radio. È andato alla radio locale per dire alle persone di iscriversi a PewDiePie e ha persino percorso la città per far conoscere questa campagna degli sconosciuti. Nessuno può accusarlo di non aver fatto la sua parte». Cosa ancora più impressionante, per questa campagna MrBeast ha chiaramente fatto di tutto a livello finanziario. Ad esempio, ha dato una mancia di $10.000 a una cameriera dopo aver ordinato soltanto due bicchieri d'acqua e un'altra volta ha comprato dei gratta e vinci di un valore di $50.000 per vedere ciò che avrebbe vinto. Ma le trovate a favore di PewDiePie diventano talvolta molto più strane. Se MrBeast è piuttosto pratico quando si tratta di creazione di contenuti, gli altri youtuber che hanno fatto diventare questa guerra la loro priorità assoluta hanno avuto qualche altra idea stravagante.
Davide Biale, un chitarrista di YouTube, il quale posta dal canale Devi504, ha percorso tutto il tragitto da Hong Kong a Delhi, in India, solo per suonare musica di PewDiePie davanti alla sede di T-Series. Si è autoregistrato mentre prendeva posizione contro l'azienda rivale e ha postato il video su YouTube, dove ha invitato i telespettatori a disdire l'abbonamento di T-Series per abbonarsi a PewDie. Non ha soltanto percorso 4.180 km per giurare fedeltà a PewDiePie in modo spettacolare, ma ha anche organizzato una raccolta fondi su YouTube, dove ha suonato musica per 10 ore di seguito, come una delle maratone musicali più lunghe mai registrate. Ciò con lo scopo di aumentare il numero di iscritti, non soltanto sul canale di PewDie, ma anche sul suo canale personale, ovviamente. Questi video hanno fatto la loro parte. Nel novembre 2018 50.000 stampanti sono state hackerate per stampare dei messaggi di sostegno a PewDiePie. Qualsiasi tipo di stampanti personali e professionali sono state prese di mira per via della vulnerabilità del firmware che l'hacker, famoso con il nickname Hacker Giraffe, ha infiltrato prima di iniziare a lanciare 50.000 stampe fantasma. Per fortuna, usava il suo talento per il bene e non per il male. Ovviamente i fan di T-Series non sono d'accordo con questa opinione, ma è meglio stampare dei messaggi di sostegno per PewDiePie piuttosto che qualcuno di più polemico. Hacker Giraffe ha ricevuto molta pubblicità per il suo lavoro e ha ottenuto 25.000 nuovi follower su Twitter solo per aver hackerato stampanti. A dicembre, un altro hacker informatico di nome J3WS3R ha dato il cambio hackerando 80.000 stampanti ulteriormente. Ha anche smantellato il sito web di T-Series con un attacco di denial of service. Così, una partnership molto fruttuosa si è sviluppata tra i due hacker e i fan di PewDie. Per l'hackeraggio successivo, molto pubblicizzato, Hacker Giraffe e J3WS3R si sono uniti per infiltrare 65.000 dispositivi di streaming, Google Chromecast, in modo da far apparire un messaggio in favore di PewDiePie sulle televisioni connesse in tutta America, così come un messaggio che chiedeva alle persone di iscriversi a PewDiePie. La schermata di hackeraggio conteneva un'immagine dello youtuber e un messaggio più grande, che avvisava la gente che il loro Chromecast era stato esposto e infiltrato da hacker. Questo messaggio consigliava loro di seguire un link per sapere come risolvere questo problema. Ancora una volta gli hacker usano le loro competenze per il bene e non per il male, eppure ciò che hanno fatto era tecnicamente illegale, allora sono rimasti discreti da quel momento, soprattutto dopo aver saputo che l'FBI li ricercava. Quindi hanno davvero fatto la loro parte per aumentare il numero di abbonati di PewDiePie. Chi altro avrebbe sacrificato la propria libertà per una semiguerra su YouTube? Bene, ora dobbiamo menzionare un altro crimine informatico in favore di PewDiePie. Il 17 dicembre 2018, dei fan anonimi hanno hackerato il sito del Wall Street Journal per mostrare un finto articolo in cui i giornalisti si scusavano del modo in cui li avevano trattati. Per quelli tra di voi che non lo sapessero, il Wall Street Journal è sempre stato molto critico nei confronti di PewDie. I loro giornalisti lo hanno accusato di antisemitismo, il che fa perdere a PewDie la sua serie di YouTube Red e gli ha fatto temere che la rete digitale di Disney cambiasse fornitore e lo abbandonasse. È un certo T-Series che è l'autore del finto articolo, attestando che al Wall Street Journal piacerebbe scusarsi attraverso PewDiePie. In sostanza, nel messaggio c'era scritto: per via delle false dichiarazioni dei nostri giornalisti, compresi quelli che sono stati licenziati, sosteniamo PewDiePie per raggiungere il maggior numero di iscritti e in questo modo precedere T-Series a 80 milioni. Poi un altro articolo diceva: abbiamo bisogno anche del vostro numero di carta di credito, della data di scadenza e dei tre numeri fortunati sul retro della carta per vincere la cenetta di pollo a Fortnite. Per fortuna il messaggio fraudolento è stato cancellato in fretta. Ancora un'altra cosa. A gennaio 2019, un hacker informatico che si fa chiamare SideFX si è connesso a dozzine di telecamere di sorveglianza di Nest e ha chiesto agli utenti di dedicarsi al sito PewDiePie. Visto che controllava al contempo le telecamere e i microfoni di Nest, con la propria voce chiedeva alla gente di premere sul tasto per iscriversi e siccome poteva vedere ognuno dei loro movimenti, li faceva tenere il telefono davanti alla telecamera per dimostrare che si erano iscritti. Questa volta il bersaglio era l'azienda di telecamere di sicurezza Nest e SideFX ha ammesso di aver craccato i codici di collegamento di oltre 4.000 utenti di Nest e di aver avuto successo con 300 telecamere.
telecamere. Benché questo modo di fare non sia sicuramente etico, SideFX lo ha fatto per i Freight e per partecipare anche alla guerra contro T-Series. Bene, ti ricordi di Mr. Beast, no? Il tizio che ha decorato una città intera con pubblicità per PewDiePie. Ebbene, ha avuto un'altra idea. Come sanno tutti, ogni anno il Super Bowl è la trasmissione più seguita della televisione americana. Sapendo il numero di persone che guardano la partita, e quindi le aziende che pagherebbero più di 5 milioni di dollari per 30 secondi di spazio pubblicitario, Mr. Beast ha avuto voglia di farne usufruire a PewDiePie. Ampiamente prima del 2019 aveva deciso di vendere delle t-shirt di PewDiePie in modo da accumulare abbastanza soldi per mandare una pubblicità di 10 secondi durante l'evento televisivo più importante. Tuttavia, ha dovuto cambiare i suoi piani quando lo youtuber si è reso conto che la pubblicità sarebbe stata probabilmente respinta, anche se avesse riunito la somma di denaro sufficiente per farla. Così, per il piano B, Mr. Beast e quattro dei suoi amici hanno deciso di diventare dei cartelloni pubblicitari umani per PewDiePie durante le 3 ore e mezza di show. Si sono seduti appena dietro la linea di meta dei Los Angeles Rams, con ognuno una maglia bianca, scritte rosse, che quando erano nell'ordine giusto dicevano Sub to PewDiePie o Abbonati a PewDiePie. Le maglie sono state visibili nella trasmissione del canale nazionale americano CBS durante gli ultimi secondi della partita e sono state immortalate in un tweet dell'ESPN. Ancora una volta, missione compiuta per Mr. Beast. Tutto ciò che ci resta da dire è che senza di te, Mr. Beast, il numero di iscritti di PewDiePie non sarebbe così alto. Hai fatto un buon lavoro. A presto! I will not bow down. Keep putting me off, I'm not gonna change my mind. You're headstrong for